Buona mattinata da Giulio Delfino, siamo a pochi minuti dalla partenza del Gran Premio d'Australia, il Gran Premio d'esordio di questa stagione 2012 che a quanto pare, da quanto visto nelle qualificazioni di ieri, potrebbe riservare alcune sorprese, potrebbe insomma cambiare il copione, perché la Red Bull a quanto pare non è più invincibile come negli ultimi due anni e c'è una McLaren molto competitiva che ieri ha conquistato l'intera prima fila con Lewis Hamilton, pole position per lui, e Jenson Button, il compagno di squadra, che ha chiuso con pochissimo distacco, quindi con prestazioni vicinissime appunto a Lewis Hamilton. Tra l'altro non dimentichiamo che Jenson Button l'anno scorso aveva nettamente battuto Lewis Hamilton, quindi potrebbe esserci una sfida molto equilibrata in casa McLaren, ma non c'è solo la McLaren in questo momento a creare qualche problema alla Red Bull, c'è anche la Mercedes di Schumacher e Rosberg, Hamilton e Button con le due McLaren. Poi troviamo la Lotus di Grosjean, che come ricordava Paul Embry della Pirelli è stato il tester delle Pirelli durante la stagione, quindi le conosce molto bene. Dietro a Grosjean con la Lotus troviamo la Mercedes di Schumacher, poi le due Red Bull di Webber e Vettel, l'altra Mercedes di Rosberg in settima posizione. Le Ferrari purtroppo, come tutti saprete, partono molto da lontano: dodicesimo Alonso, che ieri ha commesso un errore in qualifica, sedicesimo addirittura Felipe Massa. Sarà una gara di rimonta, Gran Premio dell'Australia, che sta per cominciare. Tutto pronto, anche l'ultima monoposto si è schierata sulla griglia di partenza. Ricordiamo che l'HRT non prende il via perché ieri non ha superato il 107% del tempo, ma questa ormai non è una novità. Tutto pronto. Hamilton e Button premono il piede sull'acceleratore, devono aspettare lo spegnimento dei semafori, che avviene in questo momento. È partito il Mondiale 2012. Da dietro provano a farsi subito largo le due Ferrari, in particolare quella di Fernando Alonso. Button probabilmente ha passato Lewis Hamilton, sì, confermiamo che Button è davanti a Lewis Hamilton, lo ha beffato, e c'è anche un monoposto fuori pista, e vediamo che Alonso dovrebbe aver guadagnato qualche posizione, dovrebbe essere attorno all'ottava posizione Fernando Alonso, 4, 5, 6, 7, sì, ottava posizione per Fernando Alonso. Prime le due McLaren con Button che ha superato il compagno di squadra Lewis Hamilton. Button, Hamilton, Schumacher e Rosberg, poi Vettel, Grosjean, Maldonado e Alonso in ottava posizione. Queste le prime otto posizioni, dunque Schumacher terzo, Rosberg quarto, ha perso qualcosa la Lotus di Grosjean che è leggermente più dietro. Bravo Alonso che ha già guadagnato quattro posizioni ed è in ottava posizione. Eccoci qui, siamo nel corso del settimo dei 58 giri in programma, rimonta strepitosa da parte della Ferrari di Fernando Alonso, partito dodicesimo, adesso lo spagnolo è in sesta posizione. La gara è comandata da Jenson Button, che ha superato al via il compagno di squadra Hamilton, terzo Schumacher, e poi c'è il trenino con Vettel, Rosberg, Fernando Alonso, l'altra Red Bull di Webber e l'altra Ferrari di Massa, che è ottavo. Straordinaria rimonta delle Ferrari. Mancano 18 giri alla conclusione del Gran Premio, la safety car in pista perché la monoposto di Petrov danneggiata, aveva un problema Petrov, si è fermato sul rettilineo, dunque è stato necessario l'ingresso in pista del carro attrezzi per rimuovere la monoposto di Petrov. Dunque adesso tutti in fila indiana con uno strepitoso Fernando Alonso in quinta posizione. Alonso con la Ferrari, lo ricordiamo, partiva dodicesimo, è bellissima la sua rimonta fino al quarto posto. Adesso con il gioco delle strategie dei pit stop durante l'ingresso in pista della safety car, Alonso ha perso una posizione da Webber. Dunque si ripartirà con quest'ordine per gli ultimi 17 giri, tutti tiratissimi. Hamilton si trova in terza posizione, il leader della gara è Jenson Button, in mezzo alle due McLaren c'è la Red Bull di Sebastian Vettel. Dunque si ripartirà con quest'ordine: Button, Vettel, Hamilton, Webber e Alonso. Tra pochissimo il nuovo via della gara, siamo in fila indiana dietro la safety car. Mancano solo 7 giri alla conclusione del primo Gran Premio della stagione 2012. Jenson Button meritatamente si sta avviando verso la vittoria, in testa dall'inizio alla fine. In seconda posizione troviamo Sebastian Vettel, staccato di circa 4 secondi dopo che la safety car è ritornata nei box. Dietro a Vettel c'è Lewis Hamilton, che però è staccato di 2 secondi, dunque il podio dovrebbe essere questo: Button, Vettel, Hamilton. Quarta posizione per Webber, che sta lì dietro affacciato alla finestra a vedere che succeda qualcosa lì davanti. Quinta posizione per Fernando Alonso, che in questo finale dovrà difendersi dall'attacco della Williams di Maldonado. A fra poco per l'arrivo. Sì, mancano 3 giri alla conclusione
conclusione, cambia nulla, Button sempre in testa, anche se Vettel sta provando a recuperare a soli 2,5 secondi, il pilota tedesco della Red Bull. In terza posizione un'altra McLaren che deve difendersi dall'altra Red Bull, quella di Hamilton, che alle sue spalle ha Webber. Entrambe le Red Bull si stanno dunque avvicinando alla McLaren, ma ormai manca pochissimo. Continua a difendersi Alonso in quinta posizione davanti alla Williams di Maldonado, e siamo proprio nell'ultimo giro del Gran Premio d'Australia che Jenson Button si accinge a vincere a mani basse. Button ha superato alla partenza il compagno di squadra Lewis Hamilton, poi è andato via in fuga, non l'ha ripreso più nessuno, neanche una safety car. Entrata in pista a 15 giri dalla conclusione ha creato problemi a Button, che se n'è nuovamente andato. Nel frattempo, proprio nelle battute conclusive, nelle ultime curve, incidente per Maldonado, che stava cercando in tutti i modi di attaccare la Ferrari di Fernando Alonso per guadagnare la quinta posizione. Una sbandata da parte di Maldonado, che stava cercando di attaccare Alonso, è uscito fuori pista, ha sbattuto contro il muretto, dunque Alonso riesce a difendere in modo felice il suo quinto posto. Una rimonta straordinaria quella del pilota spagnolo della Ferrari, che lo ricordiamo partiva dalla 12ª posizione. Ecco la bandiera a scacchi: primo Jenson Button, secondo Vettel con la Red Bull, bella anche la rimonta di Vettel che partiva dal 6º posto, terza posizione per Lewis Hamilton che sale sul podio, ma non sarà certo soddisfatto perché partiva dalla pole position e perché il suo compagno di squadra ha vinto. Dunque primo Button, secondo Vettel, terzo Hamilton, quarta l'altra Red Bull di Webber, davanti allo strepitoso Fernando Alonso, partito 12esimo e arrivato quinto.